Benvenuti a una nuova puntata di Dal Vivo. Nell'appuntamento di oggi siamo in collegamento con la dottoressa Fulvia Prever, psicologa, psicoterapeuta e specialista in dipendenze e disturbi da gioco d'azzardo, tra cui dipendenze comportamentali al femminile. È anche responsabile scientifica del progetto Azzardo e Donne per Sanencop e oggi con lei affronteremo il tema del gioco d'azzardo andando poi a declinarlo al femminile. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno a lei, grazie mille per l'invito. Grazie a lei per essere con noi oggi. Per introdurre l'argomento partirei dai dati appunto del report Una prospettiva di genere sull'azzardo, da cui emerge che circa il 43% degli italiani dichiara di aver giocato d'azzardo nel 2022, fenomeno che poi aumenta con il gioco online che risulta più che raddoppiato in 5 anni, dato che poi è in crescita rispetto a quanto rilevato nel 2017. Come spiega questi dati e per quale motivo il gioco online ha portato a questo incremento? Beh, sicuramente quello che abbiamo visto è che la pandemia ha dato un grande incremento a una crescita che già in qualche modo era nella linea di tendenza del gioco online, ma che in Italia sicuramente non raggiungeva i livelli dei paesi del Nord Europa, dell'America, dell'Asia, piuttosto che appunto dell'Inghilterra, dove il gioco online è decisamente più diffuso, c'è una maggiore connessione, una maggiore propensione. Gli italiani hanno sempre avuto una discreta inclinazione e, come dire, propensione per il gioco fisico, nel senso in quanto anche gioco apparentemente più sociale, comunque più di contatto, e questo vale sia per gli uomini ma vale soprattutto per le donne. Ma sicuramente la tecnologia avanza, le cose cambiano e quindi quello che è il trend anche del Nord Europa sta incominciando a diventare anche un trend in Italia. E la pandemia ha dato una grossa svolta a questo, perché sicuramente noi siamo stati in un periodo di necessità di connessione molto importante per lavoro, per la vivere, per i contatti umani, e dall'altro lato, ahimè purtroppo, alla chiusura che è stata molto benefica, diciamo, per la popolazione dei giocatori con un problema di gioco d'azzardo, delle location fisiche, dei luoghi fisici di gioco, c'è stata una chiusura per lungo tempo delle slot machine, delle sale gioco, dei bingo, anche della vendita di gratta e vinci, però a questo ha corrisposto per alcuni potenziali giocatori più informatizzati il passaggio al gioco online. Quindi il gioco online ha avuto durante la pandemia e anche dopo, ormai se ne vedono gli effetti, un incremento notevole. Questo soprattutto per la popolazione maschile, e poi parleremo di quella femminile. Negli anni, infatti, come diceva appunto lei, si è assistito ad una femminilizzazione del gioco d'azzardo, anche se i dati dimostrano che il 2,2% delle donne giocatrici riferisce di essere in cerca di una prima occupazione rispetto all'1,3% degli uomini. Quali sono quindi le differenze di approccio al gioco d'azzardo delle donne rispetto agli uomini? Intanto appunto quello che vediamo, come dicevo prima, le donne sono entrate, questo in Italia e in tutto il mondo, in maniera prepotente nel mercato, ahimè, del gioco d'azzardo, al momento in cui il gioco d'azzardo ha cambiato connotazione, non era più il gioco di prima riservato appunto ai casinò, all'ippica, ad alcune sale scommesse, diciamo più riservate sicuramente alla popolazione maschile e comunque luoghi di gioco dove bisognava andare ed entrare, di solito le donne ci si recavano, anche i casinò per esempio, in compagnia degli uomini, raramente da sole, e per fare questo tipo di operazione, come dire, anche di trasgressione, no? Di una regola non detta, ma che in qualche modo il gioco d'azzardo fosse un gioco di appartenenza maschile, ci voleva comunque un passaggio ulteriore. Ma da quando il gioco, che in Italia è successo nel 2004, è entrato con una profonda penetrazione in tutti i luoghi che noi abbiamo a disposizione della socialità, primo tra tutti il bar, voglio dire l'introduzione delle slot machine e dei gratta e vinci nei bar, in modo anche così capillare, proprio perché erano gestiti dall'azienda Monopoli di Stato, quindi erano sponsorizzati, voglio dire, i baristi erano, come dire, cortesemente invitati, e le tabaccherie praticamente obbligate a vendere i gratta e vinci e a inserire le slot machine, trovando quindi questa possibilità di gioco apparentemente molto low cost, disponibile nei bar, negli ipermercati, in tutti i luoghi dove le donne normalmente andavano per fare la spesa di giorno con i bambini, con i nipotini al pomeriggio, nel bar per bere il caffè, questo ha fatto sì che le donne iniziassero a entrare nel mondo del gioco in una maniera apparentemente non stigmatizzata, cioè più normalizzata, no, da questo gioco.
Questo è stato in Italia, appunto, soprattutto il discorso dei bar, ma poi l'apertura delle sale bingo, quindi aperture anche di giochi estremamente al femminile, no? Perché il bingo è un gioco che ricorda un po' la tombola, il gioco di famiglia, anche se poi così non è, ed è un, per esempio, le sale bingo hanno un'altissima percentuale di donne presenti, italiane e straniere. Quindi questo gioco così a portata di mano, così disponibile in qualche modo appunto per creare una situazione di evasione dalla difficoltà della vita quotidiana, appunto si va dalla ricerca del lavoro, dalla mancata disponibilità economica perché le donne più facilmente hanno un income, un guadagno minore, sono in part-time, per tutta una serie di motivi, hanno, se anche lavorano a tempo pieno, un guadagno minore degli uomini. Hanno difficoltà peraltro a tenere insieme, la pandemia l'ha mostrato benissimo, no? Anche se loro ci sono riuscite, il mondo del lavoro, il mondo della famiglia da accudire, i figli, gli anziani, quindi questo pressing particolare che è stato molto sulle spalle delle donne anche durante la pandemia, ha fatto, ma anche precedentemente era presente, ha fatto sì che il gioco rappresenti una possibilità appunto di evasione dalla noia, dalla difficoltà, dal pressing, un bisogno proprio di stare in una bolla di sapone, come ci dicono le nostre pazienti, no? Di astrarsi da tutto, un giocare per fuga, no? Più che un giocare, come nel caso degli uomini, per adrenalina, per la competizione, è proprio un gioco di fuga, un gioco di un effetto Valium. Spesso noi diciamo che il gioco d'azzardo per le donne è il migliore ansiolitico possibile, sicuramente più caro dell'ansiolitico, ma che funziona da questo punto di vista. Nonostante lo stigma, anche se minore rispetto a quello che era il gioco di una volta tradizionale, persista e faccia sì che poi il problema è che le donne, proprio perché entrano in questo loop, spesso ne vengono catturate facilmente perché sono anche giochi molto additivi, le slot machine e i gratta e vinci, cioè che danno una rapida risposta, stimolo risposta al gioco, quindi creano una dipendenza maggiore. Le donne passano facilmente da un gioco sociale a un gioco problematico, come ci dicono appunto i dati. E da questo punto di vista rimangono poi intrappolate perché per loro è molto più difficile chiedere aiuto. E proprio in merito a questo tema, come dicevamo all'inizio, lei è responsabile scientifica di un gruppo di sostegno psicologico che si chiama appunto Azzardo e Donne. In cosa consiste questo progetto e come nasce l'idea di organizzare, appunto, di creare questo spazio? Beh, questo progetto nasce dal fatto che io ho lavorato per 38 anni nel servizio pubblico delle dipendenze, quindi servizio ospedaliero della ASL, lavorando appunto sulle dipendenze, prima le tossicodipendenze e poi le dipendenze comportamentali, quando soprattutto in primis il gioco d'azzardo si è presentato come un problema rilevante. Primissimi giocatori sporadici li abbiamo visti anche dal 95 in avanti, ma erano proprio i primi giocatori che erano in qualche modo rimasti catturati da quelle che prima delle slot machine erano i videopoker, esistevano già nei bar, non erano ancora gestiti dall'azienda Monopoli di Stato e apparentemente non erano gioco d'azzardo, che peraltro la legge italiana vieta perché siamo ancora legati al codice Rocco del 1930, salvo i giochi in deroga dello Stato, come erano i casinò, una volta era al lotto. Allora, queste videopoker erano già preesistenti nei bar, molto meno delle slot machine di oggi, ma erano giochi che in cui uno puntava dei soldi ma vinceva delle consumazioni, quindi non corrispondeva alla definizione di azzardo, dove invece tu metti a rischio dei soldi e il gioco è quasi interamente affidato al caso e ciò che vinci sono soldi, quindi si tratta di soldi. Ovviamente le consumazioni già allora venivano cambiate in moneta contante, ma questo non veniva detto. Al momento in cui nel 2004 appunto queste macchinette sono state introdotte dovunque, abbiamo iniziato a vedere davvero le prime problematiche dei giocatori d'azzardo, prevalentemente uomini nei servizi. E quello che notavamo è che per 10 uomini che arrivavano a richiedere un aiuto, accompagnati da donne, appunto, che mogli, fidanzate, madri, insomma, stile Croce Rossina, io ci sono, io ti salverò, arrivava casomai una donna e di solito da sola, quindi senza un supporto familiare. Allora, dopo aver visto per anni la difficoltà anche del servizio pubblico, che tradizionalmente era organizzato nei servizi per le tossicodipendenze ad accogliere le donne, ho fatto questa riflessione dell'importanza di provare a scegliere un luogo veramente tagliato al femminile, su a misura di donna, al di fuori dei servizi. Quindi abbiamo aperto questa attività di volontariato professionale, io e delle mie colleghe che sono avvicendate con me nel tempo, ma io sono stabile appunto da. L'ho fondato e l'ho progettato dal 2010 ad oggi, quindi sono 13 anni, in un luogo assolutamente non connotato, quindi una parrocchia del centro di Milano, che è San Pietro in Sala,
molto, parrocchia molto accogliente, che accoglie anche già altri gruppi di autoaiuto, è una parrocchia raggiungibile facilmente con i mezzi di trasporto, quindi sicura per le donne, un luogo centrale, un posto assolutamente anonimo, nel senso che entrare una donna non verrà mai, a differenza dell'entrare in un servizio per le dipendenze dove c'è una chiara connotazione, entrare in un oratorio è un posto tranquillo dove qualsiasi donna può entrare, perché ha il bambino lì, perché va al bar dell'oratorio, perché va a partecipare a qualche attività. Quindi abbiamo deciso di aprire questo spazio speciale, pensato proprio per le donne, con anche un intervento specifico di tipo, diciamo, sistemico-relazionale, che per chi non è addetto al lavoro vuol dire sostanzialmente uscire un po' dalla logica del trattamento cognitivo-comportamentale riservato con successo anche agli uomini con un problema di gioco d'azzardo e capire che le donne avevano bisogno di altro, avevano bisogno di parlare delle loro relazioni, perché sotto il problema del gioco spesso e volentieri ci sono situazioni disfunzionali, di relazioni disfunzionali, quindi che non vanno, spesso molto marcate da una violenza o psicologica o fisica, nella storia delle donne con un problema di gioco d'azzardo, ma di addiction in generale ci sono spessissimo, c'è una percentuale molto alta in anamnesi di violenza subita all'interno della famiglia, di situazioni appunto di violenza psicologica di solito, ma anche fisica, anche forme di abuso subite e di violenza economica, situazioni nelle quali le donne non hanno la possibilità, proprio perché non hanno il potere economico, non possono gestire questa cosa di uscire da una relazione problematica perché non ce la potrebbero fare diversamente. Quindi questi sono gli aspetti di cui le donne hanno bisogno di parlare, sono gli aspetti che il gioco femminile copre, perché il gioco femminile diciamo sempre che è un sistema di coping, cioè per fronteggiare il dolore associato spesso a queste storie di violenza che moltissime di queste donne si portano dietro a vari livelli, ovviamente, per fortuna non tutte a livello fisico di abuso, ma è sufficientemente frequente avere delle relazioni di grande sofferenza in cui loro non riescono a trattare l'argomento in famiglia, a parlarne, e allora in qualche modo il gioco diventa un modo di non pensare di rimanere nella situazione dove magari ci sono i figli e loro non possono lasciare andare questa relazione anche per i figli, ma devono trovare qualcosa che permetta loro di andare avanti, no? Quello che una volta magari era bersi. Questo aspetto anche depressivo che caratterizzava le donne appunto in queste situazioni di violenza e di relazioni disfunzionali, una volta c'era magari il ricorso al bicchiere di vino alla sera o all'ansiolitico, ecco, il gioco d'azzardo si è inserito perfettamente in questa esigenza. Quindi ci sono tante motivazioni per cui le donne giocano, non è solo questa, il bisogno comunque di riscatto, di risarcimento, sono tutte situazioni legate comunque agli aspetti relazionali. E questo è il motivo per cui noi nel gruppo permettiamo loro di parlare di questi aspetti che vengono fuori ben prima del problema del gioco in sé, che certo le ha portate lì per situazioni anche economiche disastrose o perché sono arrivate proprio a una situazione in cui anche la relazione si sta aggravando per il motivo del gioco d'azzardo, ma loro vogliono portarci le relazioni, ciò che sta dietro il problema del gioco. E su questo noi lavoriamo. Perfetto, prima di salutarci le chiedo se vuole ricordare i contatti di riferimento principali del progetto Azzardo e Donne, per chi Questo fosse è interessato a rivolgersi a questo spazio e volesse saperne di più. assolutamente, visto che il problema principale è proprio che le donne fanno fatica a chiedere aiuto, fanno fatica a chiedere aiuto in famiglia perché non è una cosa, perché lo stigma e la vergogna per quel che riguarda la popolazione femminile è altissima quando c'è un aspetto di trasgressione che invece in qualche modo negli uomini è quasi un aspetto valutato tra virgolette in positivo. Quindi le donne non chiedono aiuto, si nascondono, non vengono. È importantissimo che questo numero giri, il nostro numero di riferimento, il numero di cellulare normale dove possono trovare informazioni, consultazioni gratuite, tutto gratuitamente ovviamente, al telefono, anche solo per orientarsi a capire cosa devono fare, anche se non possono partecipare al gruppo, se non è il momento giusto, o se appartengono ad altre regioni o posti più lontani di Milano, per cui ovviamente non è possibile venire da noi, ma verranno reindirizzate a colleghe che lavorano come noi su questo aspetto e che io ho formato in questi anni. Quindi il nostro numero di cellulare è 331 92 15 627. Sul sito di SunCoop, che è scritto SunCoop, troverete la pagina che riguarda il gioco d'azzardo e tutte le informazioni. La mia mail specifica per qualsiasi informazione, se voleste scrivermi, è fulvia.prever@gmail.com.
e siamo disponibili in qualsiasi orario. Il telefono registra sia i messaggi che i WhatsApp. Se siamo in terapia o sono occupata in altre attività di formazione, richiamerò sicuramente, quindi potete anche solo mandare un messaggio. È molto molto importante perché credo che le donne insieme, se si mettono insieme tra loro, possono fare davvero cose importanti nel sostenersi. Io la ringrazio per aver partecipato a questo collegamento e le auguro un buon proseguimento di lavoro. Grazie a voi, grazie per l'invito e alla prossima.